lettere o più. Se restringiamo la ricerca a 6 lettere, troviamo 12 parole solo su questa pagina. Meraviglioso. Così in Guerra e Pace hai trovato casualmente qualcosa. Quando torni alla Bibbia hai un insieme di parole che sembra un albero di Natale illuminato. E parole che si incrociano, potrai aggiungere, non solo parallele o vicine, ma con lettere in comune, il che è difficile da fare se dovessi scrivere un testo. E ancora, di Guerra e Pace stiamo usando il libro intero, ma della Bibbia stiamo usando solo una parte limitata, solo alcuni versi nel libro del Deuteronomio. Deuteronomio, giusto. Così stiamo limitando il nostro lavoro. Se usassimo la Bibbia intera come facciamo con Guerra e Pace, avremmo un albero di Natale luminosissimo. Volevamo dare a Guerra e Pace il maggior vantaggio possibile. Certo. Così abbiamo aumentato le possibilità, ma non è servito. Il vantaggio non ha prodotto nessun risultato. Siamo d'accordo sul fatto che si possono trovare parole anche in un testo preso a caso. Ma un numero limitato di parole. Sì, limitato. E parole molto semplici. E non è detto che siano in armonia con il testo letterale. Questo è importante. Il tempo sta passando. Voglio che capiate tutto quello che abbiamo detto. Scusate che riusciate a tenerlo a mente. Viviamo in un mondo critico e questo è bene. Dobbiamo essere critici. La comunità umanistica conosce il mio nome, il mio grado, la mia matricola e il lavoro che faccio, perché riguarda il cuore del conflitto tra creazione e evoluzione. Gli evoluzionisti ci fanno opposizione e Larry ha trovato alcune cose stupefacenti. Le diremo in breve, perché voglio passare a cose ancora più interessanti. Lui ha trovato il falso uomo del Nebraska, che tecnicamente è l'Esperapithecus Harold Cookie, che è nella lista della Genesi, ma è messo di forza nel libro della Genesi. Cosa vogliamo dire con questo, Larry? Beh, per prima cosa ho ricercato tutto quello che hai appena detto. Ho fatto in modo che il computer lo cercasse senza nessun limite. Gli ho chiesto di cercare nell'intero Pentateuco dell'Antico Testamento. Ha trovato un bel gruppo di parole, ma non nel libro della Genesi. E penso che tu voglia parlare della scrittura che è uscita qui in alto, che sembra essere molto appropriata. Infatti è appropriata. Qui abbiamo una lista dei nomi dei principali evoluzionisti che si sono susseguiti nei secoli e di quelli odierni che abbiamo trovato in codice. Non faremo nomi, ma a noi sono familiari e sono coinvolti nel dibattito creazione e evoluzione. E, con grande sorpresa, in Geremia 14:14 sta scritto: «L'Eterno mi disse, i profeti profetizzano menzogne nel mio nome. Io non li ho mandati, non ho dato loro alcun ordine, non ho parlato loro. Essi vi profetizzano una visione falsa, una divinazione vana e l'inganno del loro cuore». Non è incredibile? La teoria evoluzionista è essenzialmente un'illusione della mente degli evoluzionisti. Ora andiamo all'ultimo argomento. Un mio caro amico, il dottor Ronald Jenkins, e sua moglie Eloise hanno annunciato il matrimonio della loro figlia Rhonda. Conosco Rhonda da quando era piccola. I Jenkins mi sono molto cari. Lui è vicepresidente e fondatore del Museo Evidenza della Creazione. Così come regalo di nozze ho chiesto a Larry di prendere i nomi di tutti i partecipanti alla festa e vedere se da qualche parte questa festa è nella Bibbia. Nessuno ci aveva mai provato prima. Che io sappia, è stata la prima e unica volta che un tentativo del genere è stato fatto. Il dottor Eli Ripsis è un matematico di fama internazionale. Lui disse alla stampa che solo nella Torah, i primi 5 libri della Bibbia, c'è abbastanza spazio da registrare nella forma di sequenza e intervalli tutti gli eventi dell'universo. Dottor Jenkins, ti abbiamo chiesto di venire qui con noi. Quello che Larry ha trovato è nel Cantico dei Cantici di Salomone, nel capitolo 2, verso 10. Il mio diletto mi ha parlato e mi ha detto: alzati, amica mia, mia bella, e vieni. Ho chiesto a tua moglie Rhonda di darmi tutti i nomi dei partecipanti alla festa di nozze, il tuo nome, il nome di tua moglie, i nomi di tuo padre e di tua madre, la casa dove abitate, le damigelle, la città dove sarebbe avvenuta la cerimonia, il nome di chi avrebbe portato gli anelli, le ragazze dei fiori. Larry, hai trovato tutti questi nomi raggruppati in quell'unica zona del libro dell'amore, il Cantico dei Cantici? Ogni nome degli invitati alla cerimonia che lei mi ha inviato via email era in quel gruppo. Dottor Jenkins, in breve, che effetto fa a un padre scoprire che ancora prima che lui nascesse, il matrimonio di sua figlia era previsto nelle scritture? È grandioso, non è vero? È assolutamente grandioso.
Per concludere, Larry fa molto del suo lavoro da solo. Alcune volte quando sono in giro lo chiamo e gli dico: Larry, mi controlleresti questo o quello? E lui sta in piedi per intere notti con sua moglie Sharon e fa questo lavoro per noi. Di sua iniziativa ha controllato Trinity Broadcasting Network e ha trovato un bel gruppo. Larry, in 30 secondi, dove e cosa hai trovato? Nel libro di Ezechiele, capitolo 14, dove la scrittura parla dei tre uomini nobili, Daniele, Giobbe e Noè. La cosa interessante è che le lettere si intersecano perfettamente insieme. È difficile che succeda, è difficile che succeda per caso, e che anche il testo letterale significhi qualcosa. Provateci, scrivete un documento e vedete se riuscite a far intersecare qualcosa. Stiamo dicendo che c'è non solo un testo letterale meraviglioso, che è il testo dominante e il messaggio delle scritture, ma che c'è una struttura interna codificata che gli scienziati possono osservare e che l'uomo non potrebbe mai realizzare. Hai imparato cose nuove oggi. TBN vuole che tu sappia che sono loro a provvedere per questa trasmissione e si caricano di tutte le spese di registrazione e di redazione, ma hanno bisogno del tuo aiuto per continuare a trasmettere questo programma. Scrivi due righe e, se vuoi, nella busta metti un contributo. Spedisci a Creazione nel XXI secolo, via Pascoli 103, 21050, Marnate, Varese. Oppure puoi mandare un'email a tbneit@tin.it. Sei nei piani di Dio per l'eternità.